Questa sì che è una protesta. Per questo adoro il popolo francese, scende in piazza, protesta. Questo è il simbolo di un paese democratico. In un paese democratico la forza del popolo è di protestare di qualcosa la quale ritiene che non sia giusto. E questo che stanno facendo questi qua, stanno controllando i camion per quello che passa e quello che non passa. Lasciano passare soltanto quel strettamente necessario che non entra per quanto riguarda nella loro protesta. A qualcuno potrebbe sembrare un disagio, però visto che non c'è modo come far sentire la loro voce, è l'unica forma per protestare e scendere le strade. E la protesta non viene fatta per un partito politico, come spesso accade nella maggioranza dei paesi, però la protesta viene fatta per qualcosa che si ritiene che sia non corretto o qualcosa che si ritiene che devono avere le persone, in questo caso gli agricoltori, che è anche una delle parti della società più colpita per quanto riguarda le nuove regolamentazioni delle emissioni e tutto quanto. Come si vede nelle immagini, hanno buttato dei lettami, hanno messo fuoco, hanno chiuso le strade, sì, per sentire la loro voce. Qualcuno dice ma non è giusto, hanno causato disagi, sì. Ma se non c'è modo di far sentire la loro voce, come devono fare? Mi dite, come dovete fare? O siete di quelli che pensate che la guerra si finisce con i fiori, non dando armi agli ucraini, quindi arrendendoci? In questa maniera si sente la loro voce. Se si guarda, sono abbastanza pacifici, non danno noia a nessuno per il fatto di aver bloccato le strade o no. Perché lo fanno in maniera abbastanza... Questa sì che è una protesta. I francesi se lo meritano tutto. Hanno bloccato l'autostrada, li hanno messi tutti nelle provinciali. File, chilometri, 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 chilometri. Sono interminabili le file dei camion. Non si percepisce dal video, ma camminano a 10 all'ora. Perché non c'hanno dove andare. Adoro il popolo francese, l'adoro! L'adoro il popolo francese, che fa capire a questi stronzi che governano com'è. L'adoro. Il popolo francese, vedi, non riesco a registrare tutto, ma perché ci sono anche i sbirri ogni 5 chilometri. Ma finora ho contato, se non vado errato, tra i 80 e i 100 chilometri di coda. È impossibile registrare tutto, se no ci sarebbe dalla mattina alla sera. Ma questo per rendersi conto. E nelle televisioni non fanno vedere ovviamente questo, perché più fanno vedere, e più la gente scende in strada. E ovviamente... questa è la situazione. E guardi i TV, i giornali, non fanno vedere. Ovviamente non gli interessa far vedere queste cose. Guarda, guarda, guarda. Infinite sono le file. L'autostrada è stata totalmente bloccata. Quindi un'autostrada di 200 km è bloccata con i trattori degli agricoltori. Che ovviamente... hanno delle loro ragioni, giustamente così, perché se no... E finché non c'erano queste code, non c'erano i giornali di pubblicare che questi stanno protestando, nessuno li dava retta. Quindi fanno più che bene. Guarda, interminate sono, interminate. È bloccato una bella parte dell'Europa. Perché è una bella parte, perché non tutti sanno che la Spagna è il paese che rifornisce per almeno il 55% di frutta e verdura per l'intera Unione Europea. Perciò bloccare la strada e il collegamento tra questi paesi
vuol dire che in questione di tempo si sentirà la mancanza di frutta e verdura in tutta l'Unione Europea, per non dire anche nel continente europeo. E quindi si fa sentire. E quindi che fa capire questo? Che alla faccia della tecnologia, del sviluppo che c'è nel mondo, però la base di tutto ciò è la terra, da dove tutti noi mangiamo, cresciamo, ci sviluppiamo e creiamo le basi per crescere. Quindi non dare retta agli agricoltori che scendono in piazza in questa maniera vuol dire non dare retta al profondo della pancia.